Qui, buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, Vagnè, oggi 8 agosto, la Chiesa festeggia San Domenico. A tutti voi Domenico auguri, Domenico, Domenica auguri, e dal Pausa Caffè via Capellini. E allora, Vagnè, andiamo al nocciolo. La Juve è fuori dalla Champions. Tutto previsto per quanto riguarda Videolandia, non mi aspettavo di più, soprattutto dopo il calcio di rigore dell'inizio della partita. E anzi, per me, che mica c'è buonea, così non si soffriva fino alla fine, a sperare, a sperare. Una squadra che fa 8 partite in Champions, 6 vittorie, un pareggio, una sconfitta, quindi la sconfitta dell'andata la pinna again, signor Sarri, uno dei responsabili di quest'annata così così. Allora, io spero che il signor Sarri sia stata l'ultima panchina nella Juve, però con lui se ne deve andare anche Nedved e il signor Paratici, perché Kusen non ha azzeccato. Allora, facciamo subito. Hanno tenuto in rosa De Sciglio, Castessemi, Gasamerit. Hanno tenuto in rosa Douglas Costa e De Khedira, Castonsemi, Gasamerit. Matuidi è in fase calando e i signori sono permessi di vendere Emre Can a gennaio e non prendere nessuno. Sulla fascia sinistra hanno venduto Spinazzola e dato in prestito al Cagliari Pellegrini e hanno armesso Lement Calexandro, Klaas Perenska, Danilo, Nualt Mitschies, giocava a destra e a sinistra. E quindi non hanno preso nessuno, hanno lasciato solamente Alessandro. Poi la Gangnam Squad è in attacco. In attacco si sono lasciati solo con Dybala, Ronaldo e Higuaín. Hanno venduto inizio stagione Keane e non si sa perché Mandzukic, mai giocato dall'inizio dell'anno fino a gennaio, che ho regalato. Alla fine che è successo? Che Higuaín, dopo il virus, praticamente non si è visto, in panchina non avevi nessuno tranne i ragazzi dell'Under 23, Dybala si è fatto male e te stavo messo Lemend Ronaldo e sto Higuain impalpabile. Detto fatto, si è sudato fuori la Champions League, si è fatto schifo fine campionato, si vince giusto la partita che ti interessa un po' venire campione, e buonasera ai senatori. Quindi il voto di ieri sera, la squadra per me comunque sei on wind, sei. La qualificazione è stata compromessa all'andata, perché all'andata si è fatto magno tiro in bordo. Spero che Sarri se ne vada e ci vaglia da Joigné. E come dice chi, ci vediamo l'anno prossimo. Mo' andate in vacanza, rigeneratevi e buonasera. Per me sta parecchia gente che se ne deve andare. Poi ne riparleremo più in là con qualche altro video. Voglio fare gli auguri a tutti i milanisti, interisti, romanisti che ieri hanno festeggiato. Sembra un titolo, perché sono 10 anni che ormai i vostri titoli sono le sconfitte della Juve. Dopodiché, complimenti alla Juve per il nono scudetto, complimenti al Napoli per la Coppa Italia, complimenti alla Lazio per la Supercoppa. Faccio gli auguri alle squadre italiane in coppa ad andare avanti il più possibile. Io all'inizio, dopo il virus, ho detto che per me la Champions League la vince il Bayern di Monaco. Continuo a ripetere che per me vince il Bayern di Monaco, anche se da adesso, oltre le squadre italiane, che non penso che vinceranno la Champions, però faccio gli auguri, per me da oggi faccio il tifo per i miei sogni. L'allenatore dei miei sogni, Pep Guardiola. Spero che vinca la Champions, anche perché ha dimostrato giustamente quello che ha dato due gol andata, due gol ritorno al grande Real Madrid, campione di Spagna. Un'altra cosa, praticamente tutte le squadre che sono rimaste in Champions avranno messo soltanto Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, che tra l'altro ha vinto il campionato, mezzo campionato, perché loro non hanno ripreso dopo il virus. L'unico è il Bayern di Monaco, campioni. I campioni d'Inghilterra, del Liverpool sono usciti, i campioni d'Italia, dalla Juventus sono usciti, Real Madrid, campione di Spagna, è uscito.
Come vedete, non è niente facile. Deluso, sono deluso, però me lo aspettavo. Vedendo le ultime partite, ma niente. L'un che era un altro tiro in porta. Se tu c'hai tutti questi centrocampisti che non fanno un tiro in porta, Bernardeschi, Cuadrado, Danilo, Pjanic, Rabiot, Ramsey, lo stesso Higuaín che non sa quando la Dert. Se uno non tira in porta, non fa niente. L'unico è Ronaldo. Praticamente il 2-1 è stata un'invenzione di Ronaldo. Qui non possiamo stare alla speranza dell'invenzione di Ronaldo. Mangiamoci questo boccone amaro, godiamoci la vacanza, ragazzi, che è meglio. Perché questo è il calcio d'agosto. E come al solito, arriviamo sempre tutti moquati alla fine della Champions. Io mi godo il nono scudetto e spero che l'anno anche l'anno prossimo diciamo lo scudetto, le squadre delle altre parti resteranno sempre con la testa alzata, è già un traguardo. La Champions, voglio, sono le squadre che hanno aspettato 45 anni, 50 anni per vincere la Champions e neanche in Italia vince. Quindi speriamo che vinciamo anche l'anno prossimo lo scudetto. La Champions arriverà, come dicono Cristiano. Io vi saluto da via Cappellini. Vi auguro un buon fine settimana. Andate al mare, portate i bambini al mare. Portate i bambini al mare che fa tanto bene. Nella vita vera, credo, l'alga tossica sotto il barzelletto. Andate al mare, divertitevi con le famiglie. Da via Cappellini è tutto. Arrivederci e grazie. Poi un'altra cosa, ragazzi. Io mi sono segnato tutti i nomi e i cognomi di quella gente che si sta prendendo gioco dei tifosi juventini su Facebook. Ho preso tutti i nomi e i cognomi. Gente che non vince mai un cazzo da 10 anni che ci sta divertendo su Facebook. Poi li riprenderò e farò nome e cognome. Va bene? Ciao ragazzi, è sempre forza Juve nel bene e nel male.